Salve a tutti e bentrovati in un'altra pillola di benessere. Oggi parliamo di prevenzione. Parliamo di prevenzione per quella che è una patologia molto frequente purtroppo ed è una patologia sempre più studiata. Al giorno d'oggi, se si devono spendere soldi nella ricerca, bene o male vengono investiti in quella che è la ricerca sul cancro, sui tumori. Lo stesso Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che mentre il 4% dei tumori deriva da ciò che respiriamo, quindi pensiamo a polveri sottili, inquinamento e quant'altro, ben il 36% dei tumori deriva da ciò che mangiamo. Immaginiamo quale può essere il ruolo degli esperti in nutrizione anche nel suggerire e nello spiegare quali possono essere i nostri alleati per prevenire determinate patologie, visto quest'alta percentuale di interesse. Io in grafica vi ho preparato un elenco di alcuni alimenti più studiati che sono quelli considerati dei potenti antitumorali e ora vediamo di analizzarli uno ciascuno per vedere quali sono realmente questi elementi che mi garantiscono questo elevato potere antitumorale. Iniziamo a vedere l'aglio, che non è solo l'aglio, ma anche la cipolla, l'erba cipollina, il porro, sono tutti elementi che contengono l'allicina, che è un costituente con un forte potere antimicotico, antibatterico e anche antitumorale. Seguiamo con le carote, ma anche la zucca e anche alimenti di colore arancione che contengono il beta-carotene, che è un precursore della vitamina A ed è stato visto che questo beta-carotene riesce ad avere una buona risposta nell'alterazione dei radicali liberi e quindi un buon effetto antiossidante. Stessa cosa è il cavolo, ma insieme al cavolo anche le rape, l'averza e i broccoli, pensiamo ai nostri buonissimi broccoli, le rape vere e proprie. Questi composti contengono i glucosilonati che è stato studiato ovviamente in vitro che hanno proprio la capacità di uccidere le cellule tumorali. Segue i semi di lino, ma anche le noci, ma anche le mandorle, gli anacardi, ossia la frutta secca, anche oltre ai semi, che contengono gli omega 3. Omega 3 che è stato visto che oltre a modulare il profilo lipidico hanno anche un potente effetto antitumorale. A seguire abbiamo il pompelmo. Pompelmo insieme al gruppo degli agrumi, quindi i mandarini, quindi le arance, anche loro per la presenza della vitamina C hanno un potere antiossidante notevole. Spesso parliamo di antiossidanti però senza capire il reale motivo. Cerchiamo di capire perché sono importanti gli antiossidanti. Dovete sapere che ogni reazione chimica, biochimica che avviene nel nostro organismo scatena dei radicali liberi. Questi radicali liberi sono altamente pericolosi per le nostre cellule perché possono intaccare il DNA, possono intaccare alcune strutture cellulari e quindi farle impazzire. Farle impazzire potenzialmente potrebbe voler significare dar vita ad una cellula impazzita, quindi che potrebbe scaturire una cellula tumorale. Quindi pensiamo come questi antiossidanti che hanno proprio la capacità di inibire, di bloccare questi radicali liberi, pensiamo che grosso regalo ci facciano. A seguire abbiamo l'avocado, i fichi, i mirtilli e il peperoncino, che anche loro sono studiati e molto molto studiati per i loro componenti, appunto per quelle che sono le loro proprietà antiossidanti. Mi va di concludere con una piccola chicca vera e propria, ossia l'Istituto dei Tumori di Genova sta studiando il luppolo che è un componente della birra. È stato visto come questo luppolo riesce ad inibire la crescita delle cellule tumorali, soprattutto per quelli che sono le linee tumorali del tumore al seno e del tumore all'utero, quindi soprattutto una linea prettamente femminile. Ovviamente c'è da dire che sì, la birra contiene il luppolo è usato per la produzione della birra, ma ovviamente nella birra abbiamo anche delle grosse quantità di alcol etilico, quindi sì, sicuramente un po' di birra potrebbe fare bene se questi studi sono confermati e ulteriormente sviluppati. Ma dobbiamo sempre tenere presente dall'altra parte del rischio che potremmo incorrere per quanto riguarda l'etanolo. Magari potrebbe essere usato il luppolo come un integratore. Facciamo in modo che la ricerca possa continuare in maniera tale che anche noi possiamo vivere in maniera più serena. Ovviamente abbiamo parlato di frutta e verdura, tenendo presente che
se non riusciamo a trovarli a chilometro zero, può succedere, è bene chiedere da dove provengano questi determinati alimenti e non soffermatevi anche alla risposta provengono dall'Italia, chiedete anche la regione perché più vicini sono, più riusciamo a capire come sono stati prodotti quegli alimenti, meglio sarà per la nostra salute. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima pillola. Arrivederci.